Il capo tiranno. Un'idea di Davide Pelanda. Buongiorno a tutte e a tutti, sono Davide Pelanda, Caffè Italia. Anche oggi parliamo con questo podcast del Il capo tiranno. E leggiamo questo articolo, proseguiamo la lettura di questo articolo di Rosaria Amato. Lavorare è un piacere, in azienda arrivano i manager della felicità, tratto da Repubblica del 17 giugno del 2023. E proseguiamo la lettura appunto con questi personaggi che sono i CHO, che sono praticamente i manager della felicità. E leggiamo di questo Francesco Mondora, che è un imprenditore, ha fondato la Mondora, una società di rigenerazione digitale del gruppo Team System, e dice: al nostro interno non ci sono gerarchie, spiega, e prendiamo solo decisioni all'unanimità. Mondora, che è costituita da ingegneri e sviluppatori, ha assunto anche alcuni contadini per coltivare gli 8 ettari di terreno intorno all'azienda in Valtellina. Riceviamo ogni 15 giorni cassette con i prodotti agricoli. Ogni tanto andiamo in campagna con gli agricoltori. Inoltre l'azienda genera biodiversità. E sempre su questa pagina di Repubblica leggiamo un altro articolo molto interessante, che è l'esperta che parla, e l'esperta che si chiama Paola Baravalle, che lavora a Perere e Company, che dice nell'articolo a fianco di questo che abbiamo appena letto: laurea in economia a Torino e poi L'Oreal, Chanel, Shiseido, Campari, Goodyear e Avon. Quando arriva la pandemia, Paola Baravalle, dopo una carriera ventennale come responsabile marketing e comunicazioni, decide di avviare un percorso di certificazione come Chief Happiness Officer, che sentivo vicino al mio istinto, ma che dava anche robustezza e scientificità a quello che era già il mio modo di essere e di lavorare. Ma cosa significa, gli chiedono, essere manager della felicità? Il CHO, spiega, è una professionista che conosce bene le dinamiche e la struttura dell'azienda in cui lavora e agisce sui processi interni in modo da guidare un percorso di trasformazione che permetta a tutte le persone di partecipare in maniera più viva e attiva al lavoro. La giornalista chiede: dopo la certificazione come è cambiato il suo modo di lavorare? Ho deciso di andare a lavorare, spiega, per la prima volta in una PMI, R Company, per guidare un percorso ispirato alla scienza della felicità. Ma in concreto cosa ha fatto? C'era già una Academy interna. Abbiamo arricchito i percorsi inserendo anche le competenze legate alla felicità. Abbiamo introdotto piccoli gesti come la Thank You Card per ringraziare i dipendenti. Abbiamo favorito la trasparenza interna attraverso la frequente comunicazione dei risultati a tutti i dipendenti. E abbiamo costruito diversi percorsi formativi sulla scienza della felicità. Per esempio, un gruppo lo ha fatto attraverso la lettura di Cyrano de Bergerac, un esempio di talento generoso. E cosa si è ottenuto? Viene chiesto. Sono emerse energie, resilienza, rispetto, empatia. Il fatturato è passato dai 5 agli 8 milioni, con punte anche di 10, verso cui puntiamo. E dopo questa appunto interessante intervista, qualche tempo fa io ricordo che ho avuto un dirigente donna che a tratti sembrava assomigliare più a un capo despota, poco amata, che creava tensioni tra i colleghi e che operava una sorta di mobbing ad alcuni suoi sottoposti, tanto da far dire a qualche docente che si sentivano umiliati e umiliate dal comportamento poco corretto e sereno che questa persona praticava con loro. Questa battuta di questa docente che dice: mi sono sentita alla mia età di 45 anni come quando ero adolescente che dovevo chiedere permesso a mia madre per uscire. Sono entrata in quell'ufficio che mi tremavano le gambe, aspettandomi da un momento all'altro una sfuriata da parte della dirigente solo per aver chiesto una cosa che è anche un mio diritto. Questa battuta è solo un esempio appunto di come ci si può sentire ad andare a parlare di un diritto di una persona con il capo, il dirigente. Questo esempio, ma anche molti altri che ho vissuto, fanno capire come, se dai un grado e un minimo di potere a qualcuno, quello o quella si montano alla testa e si credono quasi come Padre Eterno. Per non dire poi di dirigenti che si permettono di immobilizzare e far pesare il loro grado nella gerarchia ai giovani supplenti annuali della scuola, timidi e impacciati,
fanno la voce grossa verso i più deboli. Una cosa a dir poco vergognosa. Buona giornata a tutti, Caffè Italia Radio. Questa era l'ultima puntata, Davide Pelanda vi saluta. Il capo tiranno. Un'idea di Davide Pelanda.